Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono sempre io, lo so Jurassic 410 e oggi, signori, siamo qua nuovamente su Stone Block 3. Siamo qua, siamo lasciati nello scorso episodio dove abbiamo craftato queste bellissime Energy Condenser che sto momentaneamente, come vedete, duplicando per averne ovviamente più di una. Sto lanciando dentro Bone Block semplicemente perché abbiamo un milione di Bone Meal ed è comodo da lanciare dentro perché valgono abbastanza e sta duplicando. Quest'oggi comunque abbiamo cose abbastanza interessanti da fare. Perché? Perché allora intanto andiamo qua, progetti, e andiamo a recuperare le nostre, i nostri bellissimi crafting, scusatemi, i nostri bellissimi, come si chiamano? Ok, beh, qua puoi anche smettere, tanto questo poi adesso andiamo a buttarlo. Ok, energy condenser, abbiamo un po' di energy condenser. Allora, dobbiamo procedere a fare un po' di quest, in realtà semplicemente perché dobbiamo iniziare con la project day, quindi iniziare a duplicare, fare materiali, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, sicuramente ci serve l'energy collector. L'unica cosa, questo come si crafta? Si crafta in modo complesso, quindi per il momento non possiamo farlo. Questo, esatto, questo bellissimo oggettino qua possiamo utilizzarlo per fare un super mega blocco di... Però no, non lo so, per adesso iniziamo semplicemente a fare questo, tanto dovrebbe essere, esatto, abbastanza easy da craftare. Alchemical chest, tra l'altro, che fortunatamente ne ho craftate un po'. Cioè, craftate, duplicate ovviamente, non ne ho craftate. Ne ho duplicate un po', così ne abbiamo già il necessario. E ne craftiamo uno, semplicemente. Ne craftiamo uno perché poi ci penserà lui a duplicarlo tranquillamente. Si crafta molto easy, come vedete. Semplicemente serve glowstone. Quindi, no, cerchiamo un... Energy. Questo, esatto. Ok, glowstone serve, quindi easy. Facciamo un pezzettino di glowstone, un pezzettino di glass, che tra l'altro abbiamo quasi, ne abbiamo pochissimi di glass, sì. Direi che puoi permetterti di craftarne 4000, start, grazie mille, che tanto sarà lentissimo questo crafting, ma almeno fa qualcosa di utile. Cobblestone, ci serve della bellissima furnace, esatto, siamo a 3. Ci serve alchemical chest, che già abbiamo. Ci serve un blocco di diamante e un altro pezzettino di glowstone, quindi in realtà, come vedete, crafting assolutamente easy. Easy, ma che ci permetterà di arrivare nel futuro sostanzialmente, quindi molto importante. Ora, andiamo a craftarlo. Ho già preparato, come dicevo nello scorso video, la stanza per poter fare appunto la zona, diciamo... No. Tu sei dopo. Non ho capito tra l'altro se devo metterli in ordine o meno questi qua. Io nel dubbio li sto sempre mettendo in ordine, però probabilmente non serve. Ok, questo crafting è abbastanza veloce. Dicevo, ho già buildato la stanza. Cioè ho fatto uno scavo nel muro per creare la stanza dove poter mettere queste cose qua. Perché qua abbiamo questa... Ok, ho avuto un attimo di incertezza nel flusso energetico, ma non ci preoccupiamo. Ok, ne craftiamo uno e ci mettiamo ovviamente adesso a duplicarlo. Tra l'altro, quello che vorrei fare di interessante in realtà è ottimizzare un attimino lo storage dell'Upload, perché abbiamo veramente un sacco di cose che in realtà non ci servono. Quindi ciò che vorrei fare... Allora, intanto qua prendiamo la nostra quest. Questo blocco qua cos'è? Energy Collector Plus. From Dawn Extend Exchange, Rich Mount High at the Roots Exponential More Damage. Ma va là? Vedo cose folli. Sto vedendo cose folli. Vedo cose folli. Tra l'altro, si possono craftare anche senza avere. Allora. Intanto duplichiamo un po' questo, tanto vale poco, esatto, 167.000 EMC è abbastanza poco. Questo cos'è? Ah, copy paste gadget. Non so sinceramente cosa sia. Ah già. Questo oggetto qua dobbiamo spostarlo perché, come vedete, fa cadere a pezzi l'Upload e non va bene. Questa cosa non va bene. Poi quando finisce si ricarica, riparte tutto, ecco. Quindi no, non va bene che questo... Dobbiamo probabilmente spostarlo da qualche altra parte. Però ci pensiamo. Tra l'altro
dovremmo anche, esatto, iniziare a produrre un attimino più energia, perché altrimenti finiamo in questo stato qua, in questo stato qua non bello, che va bene, non è grave. Adesso un attimo, fra un attimo l'upload si riprende, però ecco, avete già capito, questa qua è vuota, quindi finché questa qua non si riempie, non mi dà abbastanza energia. Ricaricati per favore. G-User sta scendendo, quindi si spegne tutto ancora, perfetto. Ok, adesso ritorna su. Ok, quindi ecco, un attimo, adesso dobbiamo attendere che tutte le cose qua rinizino a riprodurre energia. Ci serve una fonte di energia, cosa in realtà utile, nel senso che possiamo sicuramente fare il dovremmo sicuramente fare il reattore o anche una turbina, qualcosa del genere. Adesso vediamo quello, la cosa che è più efficiente. Esatto, qua siamo tutti a zero, quindi ha finito la botta energetica che aveva, quindi possiamo attendere. E niente, potremmo fare quello, vediamo. Comunque adesso per ora ci sta bene così, tanto qua adesso la cosa qua dovrebbe iniziare a riempirsi in teoria. Ok, cosa non piacevole, in realtà vedo che non si sta riempiendo più. In realtà è una cosa che non mi ispira troppo. Potremmo avere un problema non calcolato, signori. Va bene, ce ne freghiamo per ora, però. Ce ne freghiamo perché tanto... Allora, andiamo intanto a prendere le... Nether Star. Sì, sempre ovviamente se riusciamo a recuperarle dall'Upload. Prendiamo le Nether Star, che ne ho duplicate un po', esatto. Vedete, ne ho duplicate un po' e possiamo utilizzare qui dentro per craftare queste. Ora non buttiamole tutte perché tanto abbiamo visto che in realtà c'è quello più potente, quindi in realtà... è utile fino a un certo punto. Ok, va bene, questi 15 qua vanno bene. E questo io vorrei evitare di sprecarlo, quindi facciamo netherite, cosa che valgono molto meno del nether star, però dovrebbe darmene un paio forse. Esatto, così almeno non abbiamo sprecato questo EMC. Ok, molto bene, perché purtroppo una volta rotti si tolgono. Ok, allora andiamo a posizionare, anzi in realtà possiamo già anche fare questa cosa qua. Server TPS friendly, esatto, quindi questo è molto buono, perché se server TPS friendly a noi piace, perché tra l'altro vale uguale o vale meno? Vale meno? Ah sì? Allora teniamone uno, proprio giusto per averlo. Perché in realtà sto vedendo una cosa che mi piace. Perché, scusami, con questi vuol dire che posso averne di più. Ah. Come mai questa cosa? Secondo me questo non è previsto per essere così, ma va bene così. Ok, abbiamo fatto queste cose qua plus, che per adesso va bene. Smettila di ricaricare le cose qua in mano, che sennò consumi tutta l'energia qua. Device offline. Ok, no, lì dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Ma soprattutto perché secondo me stiamo consumando tutta l'energia qua, vero? Esatto. Perché questi qua stanno andando tutti in questo momento. Esatto. Perché c'è stato un piccolo problema di storage, nel senso che era finito appunto lo spazio, quindi queste qua assorbono. Teoricamente quando queste qua hanno finito di craftare dovremmo riuscire a ristabilire, a riattivare l'accesso all'upload completo. Ovviamente non va bene, nel senso che dobbiamo sicuramente fissare il problema. Ora, ho fatto questa stanza qua, che sarà semplicemente la stanza, appunto, Energy Condenser. Ora, detto questo qua possiamo craftare, abbiamo detto? No, cioè, ma in realtà sì, però è leggermente complesso. No, non è vero, è semplicissimo. Che craftiamo anche questo. Facciamo un po' di queste qua, tanto che così devo un attimino capire, perché queste qua si possono ovviamente... Questo che cos'è? Basic Compressed Energy Collector, Dark Energy Collector. Questo non so cosa sia, però mi fa abbastanza paura. No, io direi che possiamo generare questo, per esempio. Allora, qua in realtà mettiamo... Allora, qua bisogna lasciare uno spazio vuoto, in realtà così dovremmo lasciare. Ok, perché vorrei fare questa cosa in realtà. Ok, perché se noi facciamo così... Esatto, tu produci
energia, quindi mi puoi produrre questi in realtà gratuitamente, quindi io posso poi farne altri, potenziarli, eccetera eccetera eccetera, ovviamente. Ok, molto molto bene. Quindi ci serve una cesta. Ceste, vediamo se non si spegne tutto, che chiamo l'Arcwood chest, mi sta bene. Ok, la mettiamo qui. Tic. Perfetto. In realtà possiamo fare anche direttamente così, così è anche più carino e tutto più fattibile. Ok, tanto dovremmo averne ancora qua dentro. Forse no, ma non è un problema, possiamo usare questi. Perfetto, prendiamo un bellissimo import bus che non abbiamo, però forse possiamo craftare. Import bus, craftane uno, riesci a craftarlo subito, grazie, visto che hai queste piccolezze, questi piccoli problemi energetici. Ok, import bus, tu importi tutto, quindi se noi prendiamo i bellissimi logistical transporter, quelli anche... sì, posso con gli altri, come si fanno? Si fanno così in modo easy, quindi direi che possiamo potenziarli. Più che altro perché sono un pochino più veloci quelli di livello 2. Quindi per ora non ci serve perché tanto quello produce poco, però potrebbe essere che utilizziamo degli oggetti appunto che vengono riprodotti un sacco, quindi enriched, no? Si chiama chip, non mi ricordo assolutamente. Andiamo a vedere quelli craftabili. Ah, non possiamo craftarlo. Ma non è vero? Sei sicuro? Recipe Metallurgic Infuser c'è, però sono sicuro. Infused alloy. Perché ne abbiamo già un botto. Ecco qual è il problema. Ok, craftane pure 32. E utilizziamo questi qua advanced. In realtà, ripeto, non ci servono. Fa comodo semplicemente perché se dovessimo... sì, non adesso, però se poi mettiamo qualcosa di più potente, possiamo direttamente già collegarlo qua. Ora, in teoria possiamo fare tranquillamente questa cosa. Io vorrei però a questo punto fare il tetto alto più di uno, così possiamo passarci sopra e raggiungere le ceste, perché se vi ricordate avevamo già fatto una stanza del genere anche nella vecchia Stoneblock 2, però avevamo il problema di ovviamente non riuscire più a passare da nessuna parte. Quindi questa volta, in questa serie, la facciamo un attimino fatta meglio, nel senso alta al giusto e soprattutto è navigabile, nel senso che io farei una stanza di questo tipo, nel senso che qua siamo così, poi andiamo più avanti sempre di là. Al momento in cui non serve più andare avanti, semplicemente facciamo un tunnel che torna indietro e facciamo un'altra linea qua in parte, semplicemente, quindi continuiamo all'infinito verso di là. Di qua ovviamente non possiamo andare perché c'è la zona principale, quindi quello va bene, però non è un problema della stanza, è un problema del fatto che ci sia la zona principale. Quindi in realtà ora facciamo i tubi in questo modo, così lui tranquillamente può da qua fare tic tic tic, scusami, non sto cliccando, ok, così tu lo aspiri e prende questi tubi qua. Questi qua sono molto lenti, però vorrei potenziarli, quindi potenziamoli, vediamo come fare per potenziarli, anche perché va bene produrre cose, ma il fatto è che ci conviene sicuramente produrre cose costose, perché così sono lente nella produzione e non occupano spazio nell'applet, tanto alla fine poi possiamo, male che ci serva, convertirle, quindi va bene. Allora, un'altra cosa in realtà però che vorrei fare, oltre a questa chest qua, io vorrei fare anche una cosa di questo tipo. Allora, qua intanto facciamo questa cosa brutta, così possiamo salire qua sopra, esatto. Ci servirebbe anche in realtà una cesta di questo tipo, un energy condenser che converta le cose in cose utili, perché noi al momento stiamo buttando tutto, per esempio tutte le shovel, tutte le sword del mob spawner nel cestino qua, però ovviamente non è efficiente questa cosa. Invece di quello possiamo mettere un bellissimo energy condenser che converte cose in cose più utili. L'unico dubbio, no, in realtà non è dubbio, nel senso possiamo tranquillamente farlo, però tipo questi, dove siamo? Tutte queste robe qua in realtà noi non siamo, questi music disc valgono un po',
averne 4263, sinceramente, visto che l'unico utilizzo è fare record fragment, direi che no, cioè serve solo per fare questo, direi di no, grazie, no grazie direi. Quindi l'idea è prendere tutti questi qua. Allora, intanto facciamo così, nel senso che produciamo un po' di questi. Ah, tra l'altro abbiamo completato anche una quest. Toh, facciamo così, così ne abbiamo un po' nel caso ci servano. E tutti questi dischi li gettiamo via. Ah, ultimate e finisce. Ok, ok, questo abbiamo un chocolate cake. Abbiamo un chocolate cake. Ok, quindi in realtà dobbiamo fare sempre nella zona là. Io farei una questa roba qua la interrompiamo, direi. Quindi qua togliamo questo cestino qua e colleghiamo direttamente la zona di là a questa chest qua, semplicemente, in cui appunto gettiamo dentro tutto. Quindi in realtà easy, però è da fare ovviamente. Allora, possiamo farla in realtà? Perché vorrei farla sempre in quella zona qua, ma senza però... Ah, abbiamo finito il cibo anche. Interessante. Ne abbiamo altro qua? No. Fruit. Dobbiamo anche trovare un cibo alternativo, perché questo qua è molto costoso ed effettivamente non ci serve. Cioè, no. Ok, effettivamente non è utile per quello che dobbiamo fare. Allora, no, possiamo farla di qua, tanto la stanza è speculare, ovviamente, quindi tu puoi fare una cosa di questo tipo. Qua stiamo sprecando un botto di materiale, in realtà, per il niente. Sono d'accordo con voi, ma va bene così. Allora, qua però, vabbè, possiamo farla in realtà anche così, né? Così possiamo andarci tutto intorno. Sì, quei tubi qua non mi piacciono. Prima o poi la Thermal Dynamics tornerà a funzionare, quindi prima o poi potremmo, cioè non è che torna a funzionare, tornerà, perché in realtà al momento non c'è. Ok, no, ecco, questa è una cosa che non dovevo fare. Ok, non, quindi ti mettiamo uno di questo qua, perfetto, esatto, e poi tutto intorno mettiamo tutti i bellissimi tubetti che ci servono. Dobbiamo decidere cosa duplicare. In realtà vorrei duplicare qualcosa di poco costoso, che in realtà non ci serve, però giusto di averlo. Quindi in realtà bisogna portare anche l'applied da lì a di qua, quindi dobbiamo passare con l'applied anche di lì, quindi possiamo fare tranquillamente questa cosa qua. Sì, possiamo far senza andarla sopra. No, attenzione a fare queste cose. Ok, quindi qua andiamo su, andiamo qui. Ok, tac. Ok, e qua tranquillamente possiamo fare una cosa di questo tipo. Ok, qua ci passiamo tranquillamente intorno, esatto, e prendiamo Export Bus e ne crafti 32, così già ce li abbiamo anche se servono in futuro. Grazie. Ok, qua ne abbiamo 8, sono fino a mai troppi, però ok, e così avete capito sostanzialmente l'idea, il piano. Cable ce li abbiamo, quelli dell'Applied? No. Smart Cable fanne 128, così sono due stack. Ok, ne prendiamo, vabbè, anche non tanti, non è un problema. Ok, qua facciamo così e addirittura potremo fare anche così volendo, anche se però è più comodo in realtà, visto che, esatto, quello là dietro è quello più scomodo perché non sarà raggiungibile in ogni caso. Quindi in realtà possiamo fare così. Beh, al momento questo qua possiamo fare senza metterlo, tanto non penso abbiamo così tanta roba da buttare qua dentro. E cosa possiamo duplicare, però la domanda è: che cosa possiamo duplicare? Sinceramente non lo so, ci devo un attimino pensare. Ecco, l'applied è andata giù di nuovo, va bene. Ok, ecco, l'applied è andata giù nuovamente. Ok, dobbiamo fare qualcosa per l'energia. Quindi va bene. Ok, dobbiamo pensare di fare qualcosa per di energetico, perché qua l'applied sta giù anche tanto, il problema. Quindi vuol dire che non deve aspettare di recuperare l'energia, il che non è buono. Poi certo, stando aperti noi col terminale di sicuro non aiutiamo la situazione, ma se questo è che non so dove spostarlo, sinceramente, perché ovunque lo spostiamo l'applied viene prosciugata, perché o stiamo facendo una cosa sbagliata, scusami,
domanda. Tu prendi energia da dove? Tu prendi energia dall'app. No, non dall'applied. Tu prendi energia dal tubo che passa prima all'applied. Ah. Quindi in realtà la soluzione potrebbe semplicemente essere... Ok, ho fatto una brutta cosa, in realtà cosa che non dovevo fare perché adesso non so... Non so, vabbè, gli strumenti tanto già li ridroppano, cioè li ridroppano sicuramente. Questo qua possiamo spostarlo in realtà qui, cosa che non sarebbe male. Ok, possiamo collegare questo starter, va bene. Ok, beh, tu puoi rimuoverti tranquillamente. Ok, possiamo collegarci così in realtà. Ok, teoricamente dovremmo essere messi leggermente meglio, perché in questo modo non assorbiamo l'energia dall'applied, ma la assorbiamo dopo, quindi prima priorità caricarsi l'applied, poi si carica questo e poi arriva tutta la farm di là. In teoria dovremmo essere messi molto meglio, infatti l'applied la vedo molto più attiva. L'applied la vedo molto 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 più attiva, in effetti. Quindi, signori, potrebbe essere la soluzione. Potrebbe essere che abbiamo risolto in realtà il problema che avevamo. Bene, molto interessante in realtà. Ok, anche quel coso qua potremmo spostarlo, ma ci penseremo poi. Al momento non è una priorità. Esatto, perché vediamo se... No, ho buttato via il Paxel usato. Paxel, ok. Vediamo se effettivamente si sta caricando, perché secondo me sì. Eh sì, esatto. Ok, ha senso tenere il tutto così. Cioè non è il massimo dell'efficienza, ma ripeto, non è grave. Anche perché questo qua sarà sicuramente più lento a ridarci energia, ma mi sta bene. Cioè, a parte che... Ah, non ci sta andando niente, ovvio, perché non mi ha messo dentro la tessera. Hai ragione, questa tessera deve stare qua. Ok, vediamo. Sta caricando, vediamo se effettivamente... Tu ti carichi perché sei prima. Giusto così, ma va bene che sia così. A me mi interessa che l'upload funzioni. Poi tutto il resto può anche morire, fin tanto che l'upload funziona. Tra l'altro qua dovremo prima o poi, dovrò prima o poi, lo faccio off camera, modificare tutti questi 4K con 64K. Devo trasferire tutto questo in 64K, perché vedete che, cioè, sì, ok, si sta accumulando un sacco di roba, però effettivamente... Quindi ci servirà sempre più spazio. E va bene così, assolutamente. Però ovviamente è da fare. Ok, allora, questi li mettiamo via. Perfetto. Allora, abbiamo, esatto, un botto di strumenti. Quindi gli strumenti però effettivamente belli, ma non possiamo metterli qua dentro, vero? Mi è appena venuto questo dubbio. No, perché non valgono niente. Esatto, no, perché non valgono niente. Ok, posso in qualche modo fare qualcosa? Assolutamente no. Quindi questi in realtà devono comunque finire nel cestino. Va bene, ok. Ecco, questo per esempio non era del tutto previsto. Però vabbè, possiamo comunque rimetterlo qua dove sarebbe dovuto andare. Esatto, ok, ecco, mi era sfuggita questa cosa anche, quindi il trash deve restare lo stesso in ogni caso, quindi va bene, lo lasciamo qua. Export bus, dov'è? Export bus, l'ho perso, export bus, perfetto, quindi qui devi ovviamente avere Fuzzy card, capacity card e match any, va bene. Ok, e ti do un Fluix coso. Ok, quindi qua in realtà buttiamo comunque via queste cose qua. Va bene. Instruments, esatto, xilofono, quelle robe qua che non, sinceramente non me ne frega assolutamente nulla. Proprio possono tranquillamente implodere. Instruments, esatto. Ciao. Possono andarsene tutti tranquillamente. Tanto non li possiamo usare, non servono effettivamente a niente, quindi. Maracas mi sembra ci siano anche, e poi anche altri. Vediamo se possiamo fare, facciamo tra l'altro export round robin, che così me li svuota tutti. Instruments, instrumental mob, posso fare questa cosa, chiocciola instrument, oh che bellezza, sì. Ok, quindi drum via,
Ok, drum, quest'altro drum via, tanto comunque vedete che non hanno EMC, quindi fin tanto che non hanno EMC sono totalmente inutili per noi, possiamo gettarli proprio nello sporco tranquillamente. Ok, quindi in realtà qua siamo a posto. Abbiamo poi shovel, in realtà che non abbiamo nessuno al momento, però anche per esempio tutte queste robe qua non è che mi interessano più di tanto, cioè tutte queste elmetti, cose qua possiamo recuperarle, anche perché occupano spazio ovviamente, quindi poco utili in realtà, perché finché andiamo qua sotto c'è roba comunque abbastanza abbastanza piccola. Ecco questo, il bow assolutamente deve volare dentro. Ok, fuzzy card mi serve sicuramente, e craftane, boh, 8 tanto. Fuzzy card mi serve e capacity card. Ok, craftane 64, tanto queste qua servono sempre. Ok, craftane un botto. Acceleration card non ne metto, tanto non mi servono in realtà. Ok, Fuzzy card, non so se ve l'ho già spiegato, interessante perché può praticamente verificare lo stato degli oggetti, quindi è utile per esempio nel nostro caso tipo i bow che possono essere danneggiati, possiamo dirgli ignora il danneggiamento, quindi ovviamente ci prende tutti i bow anche se sono danneggiati, ignorando completamente il fatto appunto che siano danneggiati. Quindi va bene così, nel senso alle volte può essere utile verificare che siano danneggiati, oppure come in questo caso qua non ci interessa assolutamente nulla del fatto che siano danneggiati, quindi ciao, proprio buttateli dentro tutti. Quindi se noi andiamo a vedere bow, ok, ne abbiamo un pochetto, se li mettiamo mettiamolo in quello dietro che è più scomodo da configurare, abbiamo detto bow, boom, ok, qui dentro non vengono ovviamente caricati i bow perché non abbiamo detto cosa produrre e adesso dobbiamo deciderlo. Possiamo produrre la netherite, serve serve effettivamente la netherite per fare robe o no, perché è abbastanza costosa però non così tanto, quindi in effetti è carino usage, e serve per fare un po' di crafting in realtà, ma non è neanche troppo utile in realtà, quindi cioè può fare un sacco di crafting in effetti, manilium, cioè può fare un po' di crafting avanzati ma nulla di troppo utile in realtà. Netherite dust, sì, però ok, facciamo la netherite, che tanto il fatto è che vale tanto, e valendo tanto è difficile, cioè non ne produce troppa, quindi per ora va bene così. Ah, mi stai droppando cose qua, ok. Sì, guarda, aspetta che ti raccolgo un secondo, visto che sei buggata dentro i tubi. Raccolgo un attimo quello che droppi, tanto in realtà è il nulla cosmico, cioè roba inutile mi stai droppando, ma ok. Luggage. Ah, si è mosso per un secondo ed è esploso, ok. Luggage, ah, dovrebbe essere il pet, vero? Sì, è il pet cesta. Vero che mi segui? Ah, il pet cesta. Ok, ma questo qua possiamo tenerlo in realtà. Il pet cesta è carino. Ha solo mezzo cuore di vita, ma va bene. Ok, quindi mettiamo qua questo. Qua ci dovrebbe iniziare a caricare, teoricamente, appena si accorge, i nostri bow. Forse. Tu sei collegato? Sì. Oh no. Dimmi che però tu accetti. Mi sa che sto vedendo una cosa che non mi piace in realtà, o meglio, non mi piace in realtà, è indifferente, però effettivamente è così. Non accetta non accetta gli input dell'applied, il che è male, ma fino a un certo punto in realtà, perché fortunatamente essendo la stanza abbastanza alta possiamo fare questa cosa che ci risolve every problema. Possiamo mettere l'energy condenser là sopra, ok. Possiamo attivargli, sì, dobbiamo in qualche modo attivargli. Mi farebbe veramente comodo avere un jetpack, ok. Possiamo attivarlo in questo modo. Qua mettiamo questo, quindi tutti i carichi ovviamente di materiale, esatto, senza proprio fregardene.
Ok, qua mettiamo un bellissimo advanced coso. Qua mettiamo questo. Ok, tu fai così, tac tac, perfetto, vieni trasferito e vieni assorbito. Ok, perfetto, così funziona. Quindi lo manteniamo così. Ok, perfetto. Ora quindi quelli lì sono a posto, va bene. Abbiamo preparato la nostra zona in realtà di marciume. Abbiamo preparato la nostra zona marciume. Interessante, e soprattutto dobbiamo adesso capire qual è il marciume in realtà. Però questo magari lo faccio io off camera. Tutte le robe inutili finiscono là dentro. Tipo, ripeto, i music disc che sono veramente tantissimi. Sicuramente io li lancio tutti là dentro. Anche perché, ripeto, non servono assolutamente a niente. Perché l'unica roba che si può fare, ma con qualsiasi penso, è craftare, esatto, i pezzettini di disco rotti che servono solo per fare un crafting, che è il super blocco, quello là. Quindi in realtà, guarda, se proprio vogliamo essere sicuri, dai, music, vogliamo proprio essere certamente certi, facciamo così, facciamone altri. Ok, craftiamone ancora un po' per essere totalmente sicuri. Ma tra l'altro si possono anche duplicare con le MC, quindi non ha neanche senso. Quindi posto, tutti questi music disc li lanciamo là dentro e li convertiamo in cose utili. Anche perché mi sa che occupa uno spazio dentro l'Apple, perché non sono staccabili i dischi, ovviamente sono singoli e basta. Quindi effettivamente non è troppo simpatico. Quindi questi qua li buttiamo tutti dentro, arriviamo fino all'ultimo qua. Ok, quindi esatto, tu adesso carichi tutti i tuoi dischi, li metti qua dentro, li converti. Esatto, qua adesso ne produciamo un po', perché ovviamente i dischi valgono effettivamente. I dischi valgono un pochetto. Ok, tu li stai esportando, vero? Perché? Ah, ok, non li vedevo passare, mi stavo preoccupando. Ok, quindi tu in realtà esporti i dischi tranquillamente. Ok, qua fai così, tic. Quindi hai anche tutti questi qua. Buono, perfetto. Qua ovviamente non è molto veloce in realtà, perché dovremmo mettere la cesta più veloce, però non dovremmo avere troppi materiali in realtà che arrivano qua dentro, perché una volta che poi tutti i dischi sono finiti dovremmo avere poca roba da buttargli dentro. Quindi mi sta bene che sia così. Molto 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 bene, signori. Quindi in realtà siamo messi molto 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 bene. Volevo un attimino elaborare quelle cose qua, perché MK2 in realtà easy, perché si fa così con un pezzettino di dark matter. Quindi easy. No, non si fa così, ho sbagliato. Si fa più semplice. Ok, non avevo capito. Ok, quindi questo qua è easy. Ne facciamone uno. Ok, facciamone uno. Ma le loot crate non si stanno più aprendo. Ah sì, solo che ne abbiamo troppe. Ok, mi fa piacere. Ok, quindi qua in realtà potenziamo questa cosa qua. Quindi qua facciamo così, sì. Mettiamo Energy Condenser MK2. Mettiamo dentro tutti questi, esatto. Ne produce non troppi, però va bene così. Qua togliamo tutti questi. Mettiamo un solo MK2 per ora. Ok, vediamo se possiamo già fare anche l'MK3. D'altro qua non c'è quest, vero, per farli tutti. No, uno qualsiasi ne vuol fare. Ok, quindi qua è leggermente più veloce. Non troppo in realtà, però leggermente più veloce. Quindi buono. Ok, qua è un altro MK2. Sì, comunque esatto, diventa abbastanza MK2, diventa abbastanza rapido alla fine. Questo qua, scusa, MK2 questo? Ah, MK1, ho sbagliato. Ops. Ok, quindi qua già effettivamente, già solo così vediamo, vedete che è già molto più veloce. Ok, facciamo anche l'MK3 a questo punto, tanto si fa con la Red Matter, quindi fin tanto che si fa con queste cose semplici, tanto la Red Matter dovremmo già averla. Red Matter, ne abbiamo una, spettacolare, perché mi ricordavo di averla, mi sembra, craftata, o comunque avevamo fatto i magheggi con, mi ricordo che avevamo fatto i magheggi con tutte le cose, quindi perfetto. Quindi in realtà questo siamo top. Ok, quindi tu qua dentro vai, ne ha craftate solo due in realtà, quindi inizia a essere un pochino dispendioso, però già vedete com'è veloce a fare il crafting, perché questo dà 40 MC al secondo, quindi già solo quello diventa interessante. Poi diventa più interessante ovviamente facendo questa cosa.
facendo questa cosa già vedete che ne produciamo un botto insieme, quindi già inizia a essere qualcosa di interesting. Qua sta continuando a produrre in realtà netherite, quindi netherite possiamo anche recuperarne un po', tanto vale un pochino, così aiutiamo un attimo il crafting qua. Esatto, facciamo fare un attimino un po' di crafting di questi, così possiamo fare l'MK4, possiamo farlo, vediamo MK4, vediamo se possiamo farlo. 160 mc, si fa con magenta matter, che in teoria sì, non è complessa, nel senso che si fa con materials fuel, che è easy, e si fa con la red matter, che si fa con la dark matter, che si fa così, quindi volendo non è complesso effettivamente. Ah, volevo anche produrre, fermati un attimo, volevo anche produrre la Philosopher's Stone, in realtà più di una Philosopher's Stone voglio produrre, perché così mi può fare l'autocrafting di queste cose. Quante me ne produci? Poche, in realtà poche. MK3, però qua ne hai un botto, quindi possiamo fare questa cosa, perché ne servivano minimo 6 mi sembra, no, per fare i crafting. Non ricordo effettivamente, però beh, facciamo così, dai. Sono anche troppe in realtà. Ecco, abbiamo fatto una cosa brutta però adesso. Abbiamo fatto una cosa brutta perché abbiamo buttato tutti questi qua dentro. Quindi aspettate. Philosopher Stone, ne abbiamo 20, teniamone 16, teniamone. Ok. Direi che 16 va bene. E così tu ti tieni tutte queste, perfetto. Ok, facciamo un po' di dark matter. No, non dark matter, red matter facciamo. Ok, craftiamone 100. Ah, riesci a fare questo crafting? Missing 3 Philosopher Stone. Ok. Riesci a farne meno red matter? Riesci a farne 64? Vediamo. Missing 3 Philosopher Stone. 3 Philosopher Stone. Quindi ne vuoi di più, mi stai dicendo? Posso fartene anche di più di Philosopher Stone, non è un problema. Proviamo a farne di più, vediamo. Secondo me no, però il problema è perché è un oggetto che deve essere riutilizzato, quindi per me non gli piace. Secondo me. Vediamo se è arrivato il netherite, dovremmo averne già un po', esatto, ne abbiamo già, non troppo, ma un po'. Ok, così mi fai 3, ok, 3 le abbiamo fatte, perfetto, quindi 3 le abbiamo. Red matter, vediamo se cambia qualcosa, secondo me, ripeto, no, però esatto, te ne missing sempre 3. Missing ingredients, missing block of diamond, non sai fare i blocchi di diamante, quindi vabbè, questo te lo posso risolvere tranquillamente. Il fatto delle Philosopher Stone no, però il fatto delle Philosopher Stone no, però in realtà forse è un errore di crafting che abbiamo fatto diamond, perché in realtà lui può sapere che gli ridroppiamo. Non lo so, sapete, perché in realtà, perché quel crafting qua, using substitution, no. Red matter va bene, diamond matter, materials fuel, mobius fuel, esatto, with one philosopher stone, esatto, perché tu devi fare questo crafting, tu ti perdi nel fare questo crafting. Ok, ma questo fuel si può fare in modo diverso? Fuel, perché se si può non utilizzare mobius fuel, se si può non utilizzare la philosopher stone, è bene. Collect fuel upgrades, recipe, si va per forza con la philosopher stone. Ok, recipe si fa per forza con la philosopher stone, o appunto facendo questo crafting qua. Ok, niente, qua devo un attimino indagare in realtà io, ma qua va bene, nel senso ci abbiamo fatto anche una quest di Ok, secondo me abbiamo in realtà un botto di quest già fatte che non sappiamo di aver fatto, perché probabilmente abbiamo le robe nell'upload che non abbiamo mai preso in mano, tipo questa wand qua che volevo in realtà gettare qui dentro perché ho visto che non ci serve assolutamente a nulla.
già ce l'avevamo, quindi yay. Ok, niente signori, guardo un attimino off camera come si può ottimizzare l'autocrafting con la Philosopher's Stone. Comunque in realtà il piano è questo, è fare una stanza così che autocrafta le cose che semplicemente ci possono servire. E vorrei appunto ottimizzare un attimino i crafting, perché ripeto, tipo questo qua dei dischi secondo me ha senso, perché i dischi occupano effettivamente uno spazio e non ci servono. Cioè, quando mai utilizziamo i dischi? Mai, anche perché l'unico crafting è utilizzando i pezzi rotti di disco che si possono già fare, creare con le MC, quindi non ha senso tenere i dischi in giro. Comunque signori, da JurassicCoccione10 è tutto. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo direttamente al prossimo episodio della Stone Block 3. Quindi signori, ciao a tutti. Ciao ciao ciao.